Non ho già registrato niente fino a oggi, tecnologia zero. Uno va. Dimmi che fai. Con la telecamera all'indietro. Eh? Sempre con la telecamera all'indietro. Eh sì, perché era più divertente. Ma vengono brutte le riprese. Boh, però hai visto. Come ci mette da tutto. Fango o il classico giro? Prima un po' di fango. No, il fango andiamo di qua e ci ritroviamo direttamente alla pietraia. Vai di qua. Vai. Perché vai? Perché non andiamo a me? Perché non fermo il ritmo. Corduto, e io vedevo l'impossibile qua, ma a casa può scendere. Wow, è micidiale qua. Fausto, si scende di qua, si scende. No, non è che non si fa, è un po' difficilotto, però poi tu disse per scendere qua. Io come si chiama? Gianni. Ecco Gianni all'opera. È più difficile di quello che sembra. Ci ha trovato in due fango, che ci è atterrato in due fango. Sono atterrato nel fango, la moto si è attaccata. Comunque avanti c'è ancora più fango. Andate, attaccate il fango.
facciamo questa bella pietraia. Poi ci sta la parte finale che c'è molto fango che forse non saliamo. Ce la proviamo a fare? Oh, e continua a scendere sta struzza. Sì. Ha continuato a scendere, oh. Imperterrita. Allora che non si con me? Ah, stai tu? No, no, là, là. Ah, là. Ci può provare. Perché qua ci sta pure una traccia a sinistra, ma non so. C'è. Fausto, è qua a sinistra o a destra? Destra! Destra! Sì. E vai, allora, ti hai spostato allo! Ci sono due. Ah, io vado a chiuso lanciato, Rocco. È caduto l'albero. Aspetta che sto riprendendo l'amico. Aspetta, aspetta! Devono scendere, mo! Vai Fausto! Vieni! Dai che devo riprendere il tassi! Devo riprendere il tuo affare 18 come... Fausto! Adesso ti devi far valere tutti i tuoi 18 mm. Hai capito? Ma ci aspettavo, sto aspettando a te. Che cosa? Facendo valere i suoi millimetri. Sembra poca gomma slick, capì? Qui sarà un po' problema. Pura. Ah, comunque, come dici, 18 mm di tassello ci sta, perché si era lisciata, hai visto?
era partito buona. Ma allora si può scendere, adesso tu. Un piccolo problema, venga, la motocicletta sotto è GOP, io tengo il contrario con senza marcia. Si è impennata troppo e mi è venuto il contrario. Hai già visto? Il problema è che allora la motocicletta è in duro, non è semplice. Aspetta, che cazzo, cazzo. Che cosa? Problema. Abbiamo su a problema. No, no. Desci le sai in the sua. Si c'è venuto a me. Ma desci pure. Ok. Sto solo al contrario al senso di marcia. Non ci crederai. Tengo fango in la marmit. No, no. Non parte proprio. Venga, ho un fango in la marmit, ma pilata la marmit. Utrini ce la fa proprio così. Lo scendendo. Ma ci riprovo. Aspetta, sto per spillare un attimo lo scarico.
un attimo di relax, goccino d'acqua e si comincia. L'acqua senza la patata nel tuo frigorifero è gelato. Ok. Non ce la fai, se sei scavato di più ad scaffarnuto e lisciare, quindi non ce la fa. Come troppo fornuto. Ah, oh, fumo. Sì, la metto già fumo. È stato forte perché in coppa uscalì la pigliata aderente, se mi sa così ha già cercato la rotta, niente, è venuto a chiarretto, ma ci trovavamo certo il contrario. Bel po' di fango. I 18 se ne seduto? Ci vuole. Te mandiamo un attimo perché esci solo anche questa cosa. Sono abbastanza. Che le gomme acciappate un po' che durano asciutto sotto la rada, così può appiattare. E perciò faceva. Addirittura si è riscaldato uno. Sono di poco modo che ci sta a guerra che sfumaccia quasi. E anche lei fuma, per la sera. E lì vediamo fuma. Faccio la vento, vedi? Non sapevo che questa zona a Capurri si faceva così. No, questa è fango, è sempre stato fango. Si fa bene, si fa. Belli carichi, perché poi se metti un piede qua, co cazzo lo togli. Infatti, ma laggiù pure così è stato, come si è azzeccato tutte cose. Poi sono arrivato più veloce la seconda volta e ci levato la botta tutta l'albero. Perché se vai piano, non la dai. Però se vai alla giusta velocità, la botta sotto l'albero è proprio fissa. Con tutta la telecamera speriamo che non la porta. Una spumpata che ho fatto che si è girata, ma ci trovato il contrario, no. A me pure ci ha provato a smettere. È bella pure appigliata, però è appuntata in giro. Però sono riuscito a tenere. Pure perché stavo assettato con un po' codino, eh. Stavo seduto sul codino per dare trazione. Quando sei alzato non stavi troppo lontano dallo sterzo. Diciamo se il Rocco sposta il suo peso, ha una valenza. A Gino dice sì, ma è un bullo. A me non mi pigli in considerazione. Io mi sa che stai in un brutto posto. Io? Ah, per ripartire tu?
No, ma tu non stai in un brutto posto, non dovresti avere problemi a ripartire. No, io non ho problemi. Non mi dovresti schizzare. Appunto, non vorrei. Però se capita, capita. Ma tu hai capito che era talmente che era andato al contrario, si era fatto un tappo di fango così non lo scarico. A Giulutrovo se l'avamo di certo partito. Mi sa banana. Sì. E non mi sa banana in due scarico. Mi sa penna proprio. Comincia. A salire per la pietraia, sì. Sì, e poi ci sta quello scalino simpatico alla fine che auguri. Che mo pure là sarà più complicato, giusto? No, è questo che fa niente. Asciuto. Aspetta, no? Questo non ci doveva stare. Ehi, e c'era il passaggio diretto. Pochino là in mezzo, rompi coglione.
quella pietra, è ottimo. Aspetta, aspetta. Avanti, perché a un certo punto dobbiamo buttarci in alla traversa a destra. Aspettiamo lui che... Sì, sta pigliando questa scumacchia. Vado? Piare si faceva. Buon chilo il contratto è tutto così. A sinistra? Sì, subito dopo questo. Cioè qua, subito qua a sinistra. E di qua, di qua. E ho tre curce.
bei posticini, di qua, di qua.